esattamente che cos'è la bioarchitettura. Lo andiamo a chiedere all'architetto Fabrizio Marotta, che ci è venuto a trovare qui a By Night Roma. Salve, salve architetto. Buonasera. E benvenuto agli studi Radio Radio By Night Roma. Architetto, bioarchitettura. Sì, ma la bioarchitettura è una scienza che studia la progettazione dell'architettura dal punto di vista naturale, quindi facendo ricorso a materiali non nocivi, quali ad esempio il legno o il sughero per la coibentazione di dei manufatti. E bisogna dire che effettivamente le abitazioni in legno stanno tornando in auge. Sì, sì, fortunatamente sì. A mio avviso, per esempio, le costruzioni in cemento armato ormai sono superate, sì, dal punto di vista diciamo del fabbisogno termico sono degli idrovori di energia. Perché è questo di cui parliamo anche quando si parla di bioarchitettura, di consumo dell'energia, di energia rinnovabile, del saper sfruttare proprio l'energia stessa. Sì, perché è proprio, cioè, la bioedilizia è proprio quella scienza che studia il modo di ottimizzare per esempio gli apporti solari gratuiti del sole e la disposizione delle finestre, quindi l'illuminazione naturale e il ricambio dell'aria e soprattutto una traspirabilità, poi, che è quella delle pareti, che è fondamentale. Negli anni passati, diciamo, si era ammesso per esempio la condensa all'interno delle murature perimetrali, cosa che adesso è vietato, è stato scientificamente provato che è nocivo, perché poi si generano muffe, elementi patogeni, insomma. Niente per di cui bello. Ci sono tanti elementi ormai naturali che possono scongiurare questi fattori. Bene, detto questo, abbiamo parlato un po' di quelli che possono essere gli elementi e dell'energia, ma c'è tutto un universo da scoprire quando si parla anche di bioarchitettura. E parliamo chiaramente anche di bioedilizia, perché c'entra la bioedilizia, perché il materiale di costruzione chiaramente è importante. Abbiamo nominato il legno, ma non c'è solo il legno. Sì, esattamente. Adesso diciamo che il mercato si è sbizzarrito da... E possiamo dire anche evoluto. Ma anche un ritorno alle origini, perché poi se pensiamo all'utilizzo della canapa, oppure ci sono la lana di pecora, addirittura in alcune zone della Sardegna, diffusissimo. Ci sono il sughero stesso, materiale isolante per antonomasia, non per niente, insomma. Per esempio i tappi delle bottiglie dei migliori vini pregiati sono fatti di sughero, perché è il materiale migliore che ci possa essere. Il materiale isolante per eccellenza. Esattamente. Se così si può definire. Architetto, quindi deducendo anche dal suo discorso, c'è domanda comunque per progetti di bioarchitettura? Ma sì, c'è domanda. Purtroppo il trend dei costruttori non l'ha seguito tanto, perché diciamo fatica a seguirlo. Sì, perché diciamo ci sono materiali più economici che magari svolgono egregiamente la loro funzione di isolamento termico, che però magari sono dei derivati del petrolio e che hanno come contraltare appunto effetti dal punto di vista igrometrico tragici, ecco. Potremmo aprire un dibattito anche su questo tema, ma non lo faremo, eviteremo, parliamo anzi ancora di bioarchitettura, ma parliamo anche di altro. Abbiamo nominato il fatto che effettivamente la domanda c'è, e da qui mi ricollego non solo però immagino per progetti privati come appartamenti, ma anche per altro si utilizza la bioarchitettura per altri tipi di edifici. Come no? Gli asili, ad esempio, le scuole, gli uffici, cioè là dove tutto ha una progettazione che serve poi al contenimento energetico, alla qualità dell'aria indoor, all'interno dell'edificio, perché appunto, cioè, qualsiasi edificio, se pensiamo agli ospedali, alle banche, devono avere delle caratteristiche di qualità dell'aria vivibili. Certamente. All'interno di essi. Secondo lei,
secondo lei, per esperienza personale, c'è più domanda per gli appartamenti o più per altri luoghi, come abbiamo detto, asili, ospedali? Ma diciamo che la normativa italiana si sta muovendo, si è mossa, seppur lentamente, però si va come tendenza a edifici a energia zero, diciamo. Però al momento, almeno dal punto di vista mio personale, è più il privato ad avere interessi. Al momento è così. Sì, soprattutto magari dal punto di vista energetico, delle fonti rinnovabili, che giocano un fattore veramente determinante alla fine. E potremmo anche aggiungere che insomma, adesso c'è anche consapevolezza dei mezzi che si usano. Sì. Quindi c'è anche questo vantaggio, per fortuna. Sì, sì, sì. Chiaramente anche un bioarchitetto può dare anche un'idea un po' più esaustiva di ciò che si sta facendo. Ed sì, è questo anche il vantaggio di essere il professionista, per l'appunto. Sì, esattamente. Diciamo, i mezzi sono tanti per arrivare all'obiettivo di azzerare questo fabbisogno energetico, che ormai non è solo un fattore di benessere interno, ma è anche diciamo una missione sociale di essere sostenibili. È vero. Vorrei fare anche una domanda personale. Sì. Essendo la bioarchitettura comunque una branca specifica dell'architettura, chiaramente, se così possiamo nominarlo, comunque sia è un settore comunque ricercato. Fabrizio Marotta, come mai l'architetto Fabrizio Marotta ha deciso di dedicare la vita o comunque la sua carriera professionale proprio su questo campo? Per lei è anche un po' una missione o altro? Sì, io già da bambino pensavo che al tema ecologico mi sarei potuto dedicare unicamente all'architettura. Poi con l'andare del tempo mi è piaciuto questo ramo e ho voluto approfondire. E ho fatto alcuni interventi che mi hanno dato grandi soddisfazioni sia a me sia ai fruitori del, per esempio, ho rifatto un tetto su una villetta in provincia di Formello, che dove i committenti sono rimasti veramente soddisfatti sia per il contenimento energetico invernale, ma soprattutto anche quello estivo, che a volte viene sottostimato. È stato visto che il fabbisogno, per esempio, da raffrescamento è spesso e volentieri maggiore di quello del fabbisogno energetico per riscaldare. Non stento a crederlo dopo l'ultima estate. Ecco. Non stento affatto a crederlo. Chiaramente noi vogliamo anche mandare un messaggio ai nostri amici radioascoltatori. È vero che la bioarchitettura per il settore privato, come gli appartamenti, va di più. Però ci rivolgiamo veramente a tutti, per chi volesse avere a che fare con l'architetto Fabrizio Marotta e soprattutto se si è interessato del tema di bioarchitettura e bioedilizia, andate sul sito www.fabriziomarottaarchitetto.it. Così capirete meglio tutto quello di cui abbiamo appena discusso. Lo studio si trova via Bertoloni 35 ai Parioli. Potete chiedere informazioni all'email arc.fabriziomarotta@gmail.com. Abbiamo anche altri due numeri di telefono e sono 339 344 0798. Ve lo ripeto, 339 344 0798. Abbiamo anche un numero fisso, ovviamente, 06 88 80 9121. Ripeto, 06 88 80 9121. Siamo in conclusione di questa intervista. Architetto, vuole lanciare un messaggio, anche fare un saluto, ambedue le cose, visto che in radio ne approfitti pure? Ma sì, certo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. La sostenibilità energetica sia con noi. È stata una citazione anche un po' alla Star Wars, ma ci piace. Approviamo. Va bene, grazie. Grazie a lei per essere stato qui, la ringrazio anche da parte dello staff del By Night Roma.